Finalmente a parlare, ragazzi, qua oggi ho mancato e sono qui, ragazzi, appena svegliato. Poiché infatti ho un macello di cose da fare oggi, tra cui praticamente per la maggior parte compiti delle vacanze. E ho detto, eh no, un video dobbiamo portargli su questa nuova demo. Dunque mi sono messo la sveglia e ragazzi, dunque eccoci qui, oggi andremo a provare la demo in diretta. Allora, FIFA 16 demo, premiamo un extra, ragazzi. Non ci ho mai giocato, quindi questa qua sarà la mia prima partita. Quindi se possiamo così dire avete le mie impressioni a caldo di questo gioco, allora mettiamo un attimo le nostre impostazioni solite e poi partiamo. Ecco, se ve lo state chiedendo, io gioco sempre solo con campo largo. Dai, ci dovremmo essere, ragazzi, da partita qua dal tutorial, cosa che non credo mi serva affatto, però trunk. Innanzitutto, ragazzi, fatemi sapere se appunto le vostre prospettive. Ragazzi, dovete sapere che io di solito, dopo svegliato, ho bisogno all'incirca di un 4 o 5 ore prima di riprendermi alla stragrande. Quindi se mi vedete un po' addormentato, se mi sentite dire vaccate, sapete il motivo. Comunque vi stavo chiedendo appunto di farmi sapere delle vostre impressioni a riguardo, poiché infatti in questa prima azione, se devo dire, io non noto così tante differenze con lo scorso FIFA. Ragazzi, siamo partiti con Bale, il controllo ho notato che è cambiato e anche lo scatto, quindi mi sembra un filo meglio, diciamo. Non è più quello scatto quasi un filo macchinoso che c'era prima. Intanto adesso Karim Benzema solo contro il portiere e ci portiamo per vantaggio 1-0 all'ultimo minuto. E andiamo a vincere il classico. La grande è spettacolare, ragazzi. Se devo essere sincero, prima azione diciamo che mi ha ispirato assai, ecco. Quasi certo che vi starete chiedendo, ma come fai a dare un giudizio dopo un'azione? E ragazzi, avete assolutamente ragione. Però, come io sapete che vi dico tutte le cose che penso, nel senso, quando c'è stata la demo di FIFA 14 o FIFA 15, io avevo subito notato un qualcosa che non mi piaceva, e se devo essere sincero, in queste prime azioni non noto così tante differenze con lo scorso FIFA, nel senso la fluidità è sempre ottima, forse hanno ancora migliorato quella, davvero sembra ancora più fluido il gioco. E poi la grafica, quando ho visto appunto l'esultanza, ci stava assai. Sono cambiato un paio di skill, come ho già detto un filo e controllo, ma sono tutte cose che a mio parere dovrete provare per appunto poi sapere dare giudizio. Tanto poi io non so come si tolga quel cavolo di tutorial, chi lo vuole più. Intanto Luka Modric in the middle, già 2-0, credo che sia un po' troppo semplice, vediamo se possiamo cambiare qualcosa. Fine del primo tempo, non sta succedendo più niente, però vorrei portarvi anche il cosiddetto food draft, quindi non sto, diciamo, a commentare ogni singolo episodio. E c'è il gol di 3-0 di James Rodriguez. Cos'è? Perché sto controllando il portiere? I calci d'angolo sembrano diversissimi. Perché sto controllando... Basta! No, ragazzi, cosa... Madonna, stavo per prendere gol. Madonna, mi passa in mezzo! Comunque, ragazzi, altro che difficoltà principiante, questa è difficoltà Marco Cinci. 5-0 all'83esimo. E ragazzi, la partita è conclusa, ora non ho idea di cosa andremo a fare, però devo dire che promette. Speriamo, ragazzi, speriamo. E ragazzi, direi subito di andare a giocare all'Ultimate Team, ovviamente, e a provare questo nuovo draft foot. Mi mettono in crisi queste cose che non posso cambiarli poi. Non ne ho idea. 3 di 4-1-2-1-2-1-2, anche se volevo mettere sul 4-3. Ecco qua la foot draft, dunque si inizia scegliendo un capitano e poi si va a costruire la squadra attorno, o meglio, così ho capito. Direi di andare dal grandissimo Lucas. E poi? E poi? Ah, in attacco, dobbiamo scegliere anche gli attaccanti adesso. Minchia, ma sono tutti lentissimi. Direi di andare a mettere un Cavani della situazione, e affiancato da un certo... Minchia, l'intesa ci sputerà in faccia. Remi, perché i buggati servono, guys, ve lo dico. Come io ci sono costretto ad utilizzare Granier perché inizio già a farle ibride. Ma avrei voluto provare questo. Vabbè, magari domani, chi lo sa. Ma state scherzando. Ho messo Granier per farle ibride e non mi danno esterno sinistro del Chelsea. No, e c'era Schürrle. Ragazzi, sto sfasando. Sto gioco sta iniziando già male, ve lo dico. Voglio provare questo Cheryshev. Fila un sacco. Come ci dici, o Arturo Vidal, cioè proprio l'intesa non esiste in questa squadra. Terzino sinistro, Felipe Luis. No, sbagliato. Vabbè, volevo mettere Varane lì, fa niente. E ora è cambiato addirittura. Ma che cazzo sta succedendo? Dici un certo Otamendi. E in porta andiamo a prendere il solo e unico Ter Stegen. Quindi 79 l'intesa, non ho idea del come sia possibile. Però trunk, andiamo adesso a mettere i panchinari. Chi se no lo... Oddio, no, volevo la casetta. Però Suarez è irrinunciabile, ragazzi. Minchia, ma che sesso, hanno fatto straforte. Scherziamo. Bella Rabio 84. Ah no, ecco, mi sono appena ricordato che i rating non sono ufficiali. Quindi scialla. C'è quel Remy che non c'entra assolutamente niente con la squadra.
E ragazzi, questa qua è la squadra, devo dire che mi piace un macello, ora non ho ben capito se funziona così bene il food draft o tutto. Nostro allenatore, il grandissimo Wenger. E detto questo, riepilogo, c'è il riepilogo, quindi andiamo a leggerlo. Ah, quindi in poche parole, voi vi farete una squadra simile e poi andrete ad utilizzare online. Credo che appunto funzioni così, non ne sono ancora sicuro. Comunque ragazzi, dato che sto già registrando da 23 minuti, direi adesso di concludere questo primo episodio della demo. E mi raccomando, se appunto volete che vada a disputare delle partite online con questa squadra, o che magari cerchi di rifarne un'altra seguendo appunto dei vostri consigli, quindi mi raccomando, datemi consigli qui sotto, lasciate un bel mi piace e scrivete un bello commento. Ditemi anche se volete che appunto vi porti partite su calcio d'inizio e tutto così varie. Comunque adesso vado ad editare subitissimo il video, poi direi di far colazione e metterci a studiare. Quindi detto questo, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Se questo video arriva e supera i 1500 mi piace domani, o forse anche oggi stesso, avrete un altro video della demo, quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Detto questo, non mi da dire, io vi saluto e vi dico potente a pace nel prossimo video. Questo FIFA per ora promette bene, secondo me.